passo ancora più alto diventare, e perciò la sera quando c'è la ritirata me danno l'acqua con madre insalata. Certamente queste cose mai in attesa mi farò i cacchetti alti un metro un po'. Quando ho guardato la rivista che ho cambiato, non mi so di essere tutto quale di statura, io perciò cammino tutto giusto a questo cocchio e i miei compagni marciano un ginocchio. Che mi vedono? Che mi vedono ancora? Riesco perfino ad andare a marcia indietro. E questo grazie alla scuola cadetti di Caianello, sì? Una scuola molto dura e selettiva. Mi ricordo che una volta eravamo tutti là che si caianellava, del più e del meno. Quando si presenta un tizio che fa: scusino, che loro fanno cadetti? Sì, perché? Beh, me ne facciano due. Non l'avessi mai detto. Non l'avrebbe sentito nessuno. Ma siccome invece lo disse, scoppiò una bufera. Ma una bufera che la gente diceva così. Questo scroscio d'acqua la riparo io. È sempre stata la mia meta agognata. La cognata. Il padre. La madre. Non c'erano. E allora non se ne fece di nulla. Ma forse la storia non è proprio andata così. No. Dice il comandante che parola la carriera, e perciò la spada come la facera, se il piede dolce santo con la mano lesta, e c'ho sta cassarola sulla testa. Quando la notte siamo tutti accomodati, perché se ne stanno belle nere confutari, mangiano gentilmente soltanto quello che mangia in piedi sopra il capello. Quando dopo la città piange sopra sono degno e ciò cavalla tondo lo divegno, se vedi nel che cammina solo, salutalo solo.